Oggi parliamo di un argomento che purtroppo è sempre di attualità. Mi riferisco alle truffe verso gli anziani. A questo proposito, la Polizia di Stato ha avviato una campagna a livello nazionale intitolata Non siete soli, chiamateci sempre. E a parlare di questo argomento oggi è in frequenza l'ispettore capo Carlo Biestro. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, questo, come dicevamo, è un argomento particolarmente delicato. Cosa possiamo consigliare agli anziani che sono comunque le persone più a rischio di truffa? Innanzitutto il consiglio è quello di diffidare sempre delle persone che non si conoscono personalmente, perché lo stratagemma più diffuso è quello di fingere una conoscenza di vecchia data e di carpire in questo modo la fiducia degli anziani. Quindi se non si ha la certezza di una conoscenza diretta, diffidate sempre. In seconda battuta il consiglio è quello di chiamare sempre e comunque le forze dell'ordine, che siano essi carabinieri, polizia, vigili urbani, quindi in caso di dubbio contattare o il 113 o il 112. Vogliamo magari fare qualche esempio di truffe di cui siete a conoscenza? Come si muovono questi truffatori? Sì, allora nella realtà di Cuneo i modus operandi sono sostanzialmente due più diffusi, ecco, c'è la truffa posta in essere da quelli che si spacciano per tecnici Enel, anziché tecnici del gas o appartenenti alle forze dell'ordine, chiedono di entrare nell'abitazione per verificare eventuali furti, eventuali perdite di gas o guasti elettrici e una volta entrata in casa sottraggono gioielli, soldi o i beni custoditi. Oppure possono anche fingersi amici dei figli, dei nipoti. Chiedono di entrare in casa con la scusa di visionare dei pavimenti, i quadri, la tinteggiatura e con lo stesso stratagemma si impadroniscono poi dei soldi. Una truffa anche abbastanza diffusa sono le telefonate sul telefono di casa da falsi sindacati di polizia o da falsi poliziotti che chiedono dei versamenti a fantomatiche società o sindacati di polizia su conti dei quali forniscono gli estremi via telefono. Quindi queste sono le truffe nella nostra realtà. Ecco, quindi diciamo voi queste telefonate non le fate, quindi quando una persona riceve questo genere di telefonata è comunque una truffa a prescindere. Assolutamente sì, perché comunque nessuno è autorizzato, nessun sindacato a chiedere soldi e tantomeno lo fa la Polizia di Stato, quindi queste sicuramente sono truffe. Anche chi si presenta presso un'abitazione dicendo di essere poliziotto deve essere comunque munito di una placca identificativa, di un tesserino e in qualunque caso non obietterà mai se l'anziano chiama al 113 per verificare che siano veramente poliziotti. Quindi anche fossero poliziotti veri, chiamate sempre, che quello non guasta mai, ecco. Ecco, è meglio una verifica in più che una in meno. Certo. Nella provincia di Cuneo è molto alta la percentuale di truffe agli anziani. Ma rispetto ai numeri su scala nazionale no, però è anche vero che c'è stato un incremento abbastanza alto nel primo semestre 2016 rispetto al primo semestre 2015. Si parla di un aumento di circa il 40%, quindi sicuramente sono reati in forte aumento. Noi salutiamo l'ispettore capo Carlo Biestro, grazie per essere stato con noi, ci auguriamo che questi preziosi consigli siano utili a chi ci ha ascoltato. Grazie a lei e mi raccomando, qualsiasi dubbio, il 113 è sempre attivo e qualcuno risponde sempre, quindi non abbiate preoccupazioni di disturbare perché noi siamo ovviamente a vostra disposizione.